Monte! E da ieri che Andrea cercava! Il fiume, vicino a Borgo Serio, si snoda pigro nel ventre della pianura, prossima al Po. Erano passati due secoli dai tempi di Maria Teresa e il paesaggio sembrava uguale, denso di pioppi e ricco di sottobosco, riserva di caccia di lepri e fagiani. Chi voleva traghettare chiamava come allora: Brazzolino! Brazzolino! Trasportava persone, legname, piccole merci, ghiaia. La notizia di un annegamento lasciava quasi indifferente. E se ne erano viste tante, un modo di andarsene, lo scomparire nel fiume, che ricordava gli anni della guerra. La barca di Caronte scivolava sull'acqua forzando la corrente. Si guardavano con ansia i rottami, i legni, i mazzi d'erba che passavano vicino, nel timore di scorgere il corpo e venirci incontro. Abele, era delle terre di là. Si chiamava Abele Allegri, un ragazzo. Aveva soltanto 30 anni. Giovane, mio Dio, meglio non pensarci. Del secondo giorno. Qualcuno, pazzo come Gildo, il matto del paese, avrebbe voluto fermare il sole sino a quando non si fosse trovato il corpo. Venne la notte e molti dimenticarono. Qualcuno tornò l'indomani per semplice curiosità. Non l'hanno ancora trovato? Lei mia, mia tua! Ah, sarà perché è andato giù per il ramo nuovo, dove la corrente è più rapida. E se ne la pure le più se porta. Ma poteva essere passato sospeso a mezz'acqua o a rotoloni sul fondo di ghiaia mermosa, è nell'arco del fiume, proprio lì di fronte alla casa. Forse aveva avuto una sosta ed era poco lontano, nascosto dall'acqua torbida. Di là si dice che la madre di Abele è rimasta vedova e sola, si è caduta in una crisi di nervi. Ah, l'hanno ricoverata in visita all'ospedale, reparto psichiatrico. Si dice anche che Abele era in parola di matrimonio con la figlia dei Crossi, ricchi agricoltori, gente curva ma di buon cuore. Ah, lo troveranno dopo Terra Negra, dove Massa trattiene molti detriti del fiume. E se le beva tutti i pasticci del piede. Se lo trovano fra 20 giorni, te lo dico io, devono raccoglierlo con un pelo. Passò anche la terza giornata di inutili ricerche. Quarto giorno, domenica, in piazza l'animazione del giorno di festa. Scampanino assordante. Quando era in vena, Don Emanuele preparava omelie di buona sostanza, ma pur impegnandosi, molti fedeli non riuscivano a seguirlo, sopraffatti come erano dalla noia. Si distraevano, alcuni sonnecchiavano, i giovani sbirciavano le ragazze e qualche vecchia sordastra sgranava a voce troppo alta la corona del rosario. Il
Vangelo dice costoro saranno umiliati. Costoro sentiranno vergogna di sé di fronte a tutti coloro che hanno abitato la terra. Saranno arsi dal desiderio di mendicare un perdono di fronte a tutti coloro che si coprirono di orrende misfatte. Abele, non lo conoscevo bene, anche se l'ho incontrato sovente in casa Germini. Non ho mai frequentato l'oratorio parrocchiale. Era un bravo ragazzo, comunque, anche se poco incline alla pratica cattolica. Oggi stesso, dopo le funzioni pomeridiane, andrò in città a trovare la madre. Era la domenica di Pentecoste. Dopo la messa delle 11, ecco il consueto pranzo domenicale in casa del sindaco, dove commensali erano, fra gli altri, il segretario comunale, ragionier Guerzoni e il farmacista. Il sindaco era diventato amministratore del nostro comune in virtù dei voti raccolti dalla corrente politica cattolica e la moglie del sindaco era presidentessa di opere benefiche in virtù dell'influenza del marito. Cari, siete come sempre ospiti graditissimi. Salve, cari amici. Scusate, ma devo rubarvi per qualche minuto il nostro parroco. Comodi, per carità, comodi. Nell'aria effluvi di vino surriscaldato, di garofano, di cannella e di cipolla. Pranzo di una sola monumentale portata, stracotto con polenta, innaffiato col barone. Io mi domando dove la gente trova il denaro. Uscite in piazza e vedrete tanti che sono vestiti costosamente. Ora non per farmi gli affari del prossimo, ma si sa bene cosa guadagnano. Poi vengono in comune a cercare l'affitto per le case popolari più basso o per avere un posto gratuito alla colonia per il bambino. Non c'è più il senso del risparmio. Purtroppo la previdenza sembra una cautela superata. Si tratta forse dell'influenza di quanto si sente dire della vita americana, modi ai quali forse tutti tendiamo con l'aumento del benessere. Per carità, è confortante veder crescere il benessere. Ma viene il dubbio che tutta questa frivolezza sia segno di mollezza e di rilassamento dei costumi. Devo dire... Bisognerà aiutarla in qualche modo, eh? Oh sì, bisognerà aiutarla. Ah, giorno di festa! Dopo 6 giorni di vino e zuppa annacquata, uno stracotto, senza esagerare, non è uno strumento del diavolo. Il pranzo ebbe inizio nel migliore dei modi. Margherita ha chiesto di far parte del nostro consiglio ospedaliero. Il ragionier Guerzoni impallidì leggermente. Il sindaco borbottò e per qualche istante il silenzio fu rotto soltanto dal lavorio di Mascello di Don Emanuele. Margherita era la sorella dell'affogato, la sorella di Abele Adevi. Margherita aveva, da adolescente, dato un serio scossone alla concezione corrente dei cosiddetti buoni costumi ed era stata protagonista di un avvenimento giudicato dai più riprovevole. Al tempo in cui si svolse la vicenda di Margherita, Borgoserio era isolata per i frequenti attacchi aerei, difficili anche i piccoli trasporti su strade sterrate. Si era ridotti al traffico con i cavalli. La guerra, pur avendo risparmiato a Borgoserio episodi violenti, aveva generato un silenzioso assedio. Alcuni erano partiti, senza più dare notizie di sé. Si sentiva parlare di paesi lontani, la Russia, la Germania, l'Africa, la Scandinavia, soltanto attraverso le graffianti voci delle nostre radio antiquate. Margherita era allora 14enne, era ancora un adolescente dal corpo agile e dallo sguardo attento. Un giorno, tornando a casa, Margherita dichiarò a sua madre: sono incinta, mamma. I familiari, invece di aiutarla, fecero di tutto per dimostrare agli occhi della gente
la propria integrità. Tutti gridare. Svergognata! Svergognata! E lei reagì con un atteggiamento fiero e schivo. Il nome! Vogliamo sapere il nome del padre! Del padre, capito? Piero, un mio compagno. Marco, Marco! Anche Piero era molto giovane, 15 anni. Il padre lo scacciò di casa. Ma il provvedimento ebbe una conseguenza inaspettata e drammatica. Il ragazzo fu coinvolto in un rastrellamento ed è portato in Germania. E dove è successo? Dove? Nel capanno del guardia caccia, a Caipera. Quante volte? Quante volte, eh? Abbiamo continuato ad incontrarci lì, fino al giorno in cui sono stata certa di aspettare un bambino. Io, Abele bambino, guardo quello che succede a mia sorella Margherita e piango perché sono cattivi con lei. Io invece sono contento che arrivi un bambino, così potremo giocare e crescere insieme. Il nostro proposito era di avere un bambino. Ci saremmo sposati, ma ci è stato detto dal parroco che era impossibile. Parlava di Don Emanuele, ma del parroco che l'aveva preceduto. E Caitela! E beh, non si era accorto di nulla? Certamente no! Caitela invece aveva capito, ma aveva lasciato che tutto accadesse. Voleva bene i due ragazzi. Esplose in un... Ma dove vogliamo andare a finire? Ben detto! È la fine! Se svendiamo i posti che dovrebbero essere riservati alle persone integerrime, a coloro che hanno provocato lo scandalo. Oddio, non sta a me giudicare, ma mi sembra di dover consigliare prudenza. Io non lo riterrei opportuno. Ah, neppure io. Lei cosa dice, Don Emanuele? Oh, certo, certo. Rapito com'era dallo stracotto al barolo, non riuscì a dire di più. Il farmacista non fu interrogato in proposito. Va bene, parlerà con Margherita e spero capisca il rifiuto del nostro consiglio. Il sindaco decise di recarsi da Caitela, il guardiacaccia. Voleva discutere con lui l'esclusione di Margherita dal consiglio dell'ospedale. Caitela abitava una modesta casupola all'estremità del paese che trascorreva intere giornate ed alcune nottate pure in riserva. Svolgeva anche funzione di custode della scuola, sì. Poteva sembrare a prima vista un uomo semplice e modesto, ma pochi sapevano che aveva avuto un passato burrascoso dal quale ora cercava di redimersi. Era anche un uomo di non comune coraggio e lo aveva dimostrato durante gli ultimi giorni della guerra in un episodio nel quale si conquistò il rispetto di tutti. E se chiediamo ai vecchi del paese, sicuramente se lo ricordano. Giù per caro, dai lei! Oh, l'è arrivato! Scusate, ve lo ricordate voi l'episodio di Kaiter? Sono passati tanti anni, ma mi ricordo come se fosse ieri. I tedeschi erano tre a scappare, i tedeschi erano in ritirata. I fascisti s'erano dileguati. Arrivarono in partigiano e con loro gruppi locali di patrioti antifascisti. A sbucarlo armi da tempo nascoste nei fienili. Ah, e nei granai? Un certo Bluno aveva assunto il comando di questa truppa improvvisata.
Mette che ben carille, dai! Ecco! Asse, tre, cavallo! 24 bei punticini! Cosa stavamo dicendo? Ah, sì, sì! In quei giorni, reparti isolati dell'esercito tedesco cercavano e vagavano nella pianura cercando un passaggio fortunoso che solo a far tornare in Germania. E un reparto tedesco di artiglieria, comandato dal colonnello Fromm, arrivò alle porte del paese. Ma trovò la strada bloccata dai nostri, che al riparo della massicciata avevano aperto il fuoco con le poche armi disponibili. Se tu rudetene, si fu ferito. E poi accade l'imprevedibile. Caltela, come si accorse del ferito tedesco, si alzò in piedi e sventolando un fazzoletto bianco corse verso i cannoni nemici. Che coraggio, che coraggio! Cessarono gli spari e lui dichiarò d'essere venuto per portare il ferito all'ospedale. E poi aggiunse, rivolto al comandante: fareste bene, prima di continuare, a parlare con Bloni, che è al comando. Poi calcola, disarmò il ferito, se lo caricò in spalla e si incamminò tranquillamente verso il paese. Ah, e il colonnello Fromm? Beh, dietro a Keitela. E quando arrivarono al municipio per parlare con il signor Bloni, il generale Fromm si presentò come fiennese e ingegnere. Il signor Bloni disse: caro ingegnere, ai Sardegna non siamo disposti a fare le condizioni di favore. Siamo brava gente, stanca di insensatezza. Vogliamo farla finita con la violenza. Il colloquio ebbe toni aspri, durò molte ore, ma anche toni calmi e rilassati. Alla fine, Fromm, consapevole che quel giorno non ci sarebbero stati né vinti né vincitori, disse: mi arrendo a voi, signori. Vi rendate. I nostri ragazzi disarmarono i soldati della Wehrmacht chiedendo scusi, come sarti intenti alla prova d'un abito. Keitela, Fromm e il Bloni avevano ridato speranza a tutti noi. E già all'indomani si sentì il suono d'una fisarmonica e si udirono voci, sì, e parole d'una vita diversa. Comunque col te non gioco più. Dovevi giocare in carico anche qui, no? Niente che per sì, prima che so mette, no, ciao! Quale signor sindaco se ne stava sul portone di casa a domandarsi: ma dove andremo a finire? Ora era venuto qui da Keitela per parlare di Margherita. Per carità, si conceda pure il riscatto a chi è caduto in errore, ma il pretendere di assumere posizione preminente, quasi a proporre la propria vita quale esempio e modello, non mi sembra giusto. Un prezzo per Bacco va pagato. Sarebbe ingiusto anche verso quelle buone figliole che hanno sempre difeso il loro onore e il loro pudore. Del resto, anche Margherita, non tanto tempo fa, ha dichiarato che non è affatto pentita della sua vita e ripercorrerebbe per intero tutto ciò che ha fatto. C'è da chiedersi, allora, quale fu il dettato di Margherita? Noi ci riempiamo la bocca con frasi come pudore, ma queste sono cose arcaiche, vecchie, che bisogna cambiare, bisogna cambiare! E forse fu proprio Margherita col suo peccato a sconvolgere la mente del povero Abele, che mai e poi mai avrebbe fatto un atto così violento come quello. Molte parole seguirono ancora, ma Keitela
non ascoltava più. Pensava ad Abele. Pensava ai Germini, che lo avevano accolto in casa e allevato come un figlio quando lui aveva pochi anni. Pensava al signor Germini, padre adottivo, brillante medico, che smise di esercitare subito dopo aver rovinato il rapporto con Abele. Pensava alla signora Lina, educatrice di casa Germini, che aveva continuato ad occuparsi di Abele anche dopo che Abele aveva abbandonato la casa dei genitori. La signora Lina ha passato tanto tempo con Abele. La signora Lina abitava in una casa modesta nel centro vecchio. L'androne attraversava tutto il corpo di fabbrica per aprirsi su un giardino. Le dimensioni minuscole e le alte mura conferivano una sensazione di quiete. In un angolo, su una mensola di pietra, una statuetta della Vergine, sicuramente antica. La signora Lina era l'unica figlia rimasta di un ufficiale di carriera, colonnello credo, sì, colonnello, morto da alcuni anni. Scese le scale, era manifestamente sconvolto. Lo sguardo incorniciato delle palpebre segnate da un lungo pianto. Buonasera. Buonasera. Volevo parlare con lei del suo rapporto con Abele. Io lo conoscevo bene, ma s'accomodi, non faccia complimenti. Grazie. Mi spiace che lei mi veda così, devo sembrarle una pazza. È solo che lui non c'è più. La stanza era buia per le persiane socchiuse. L'odore forte del caprifoglio entrava violento e si mescolava al profumo di altri fiori che facevano da cornice a una foto di Abele. Un lumino e una grossa corona del rosario posata su una sedia di vicino. La Lina raccolse la corona del rosario e cominciò a farla scivolare da una mano all'altra. Ho pregato tutta la notte. È stato un colpo ben duro per me. Sento il corpo indolenzito come se fossi stata aggredita e percossa. Il mio Abele era una creatura sensibile. Ricordo ancora quando la signora Sofì me lo portò perché lo aiutassi a fare i compiti. Abele aveva in me la più assoluta confidenza e mi raccontava tutto. Un giorno lo vidi arrivare confuso. E intuì che aveva qualcosa da chiedermi. Di Abele, di alla tua signora Lina, ti ascolto. Quella civetta dell'Esterina, la servetta del Bloni, gli faceva girare la testa. 13 anni soltanto, eppure sempre pronta a fare le moine, a pettinarsi bene i capelli, a mettersi i vestiti più maliziosi. L'Esterina si mostrava allegra quando gli parlava, rideva forte, lo induceva a comportarsi sciocco, contadino, lui, il mio Abele. Poi lui magari si sarebbe affezionato, pensi, buttarsi via così con una servetta. Ancora una volta dovetti mettermi di mezzo io, andare in campagna dalla madre dell'Esterina e con le buone, con un po' di denaro, convincerla a far cambiare posto alla ragazzina. I signori Bloni e i signori Germini, che non avevano dato rilievo alla cosa, non si erano accorti di nulla, saranno pure signori, ma si sa, sono gente un po' superficiale. Furono dispiaciuti di vedere andare via la ragazzina, e la trovavano tanto allegra. La verità, il vero motivo, non lo seppero mai. Non lo seppe neppure Abele.
Figuriamoci. Del resto. Dimentico presto l'isterina. Sappi stargli vicina anche in quell'occasione. Sappi distrarlo, indurlo a non pensarci più. Tuttavia, gli rimase un turbamento. Non era certo il ricordo dell'esterina, ma il ricordo dell'amore, forse sì, o meglio, desiderio dell'amore. Lei lo saprà, è un morso allo stomaco capace di non farti dormire di notte. Faceva domande un po' curiose, argomenti scabrosi, morbosi, ed io lo assecondavo perché capivo che ne aveva bisogno, povero caro. Stolto, non volere ascoltare turbamenti dell'adolescenza. Ed io fui la sola a seguirlo in quel periodo così delicato. Fu certo la signora Sofia o il dottor Germini. Ascoltavo questa specie di confessione quasi stordito. Parlava distaccata, senza passione direi, strizzando gli occhi come una miope che si sforzi di leggere senza le lenti. L'odore dei fiori mi provocava una leggera nausea. La sera calava. La signora continuava a parlare guardando dritta davanti a sé e continuando a passare da una mano all'altra la grossa corona del rosario. Ma lui doveva fare questo passo, lo capisce? Io lo capii, per il suo stesso bene. E fu così che lasciai che si incontrasse con Ordelia, pur sapendo quali pericoli corresse. C'è bisogno di presentarla, Ordelia. Tutti qui in paese la conoscono bene, soprattutto gli uomini. La ringrazio, signora, delle informazioni che mi ha dato. Va bene. Continuò a venire a trovarmi, sempre, a confidarmi le sue scappatelle, e sempre, fino al fidanzamento con la figlia del grosso. Sono sicura che non era innamorato di lei. Sicuramente mirava a un matrimonio di interesse. Era furbo il mio Abele, molto furbo. Approfittai dell'esitazione della signora Lina per congedarmi. La lasciai nell'odore dolciastro dei suoi fiori. Al principio del quinto giorno di ricerca del corpo, avevo deciso di andare in città nella speranza di incontrarvi Ordelia. Don Emanuele, convocato dalla curia, avrebbe viaggiato con me. Insieme poi saremmo andati all'ospedale per avere notizie della madre di Abele. La partenza fu ritardata dal sopraggiungere di Gildo, vecchio mendicante del paese, che di tanto in tanto era visitato dalla pazzia. Gildo asseriva di ricevere da lettere in quale discepoli di Guglielmo Marconi comunicazioni direttamente da Dio e dalla Santissima Vergine. Vestiva un abito nero che mostrava le ingiurie del tempo e le tracce dell'uso dei precedenti proprietari. Teneva in capo una paglietta con grande nastro a lungo. Rivolse un inchino al prete e a me un cenno meno solenne. So ogni cosa e prego perché si ritrovi il povero corpo di Abele Alveni per la pace dell'anima sua e tutti noi. Mi raccomando soprattutto alle sue sante preghiere, Don Emanuele. Di buon mattino ho invitato la mia vicina, pollaiola e mistica, ad elevare il suo pensiero a tutti noi che con affanno triste attendiamo il mesto ritrovamento. Posso dire Epifania? Ci siamo concessi il sollievo del pentimento e la forza di non abbandonarci a lacrime molli. Cos'è che faceva Gildo da giovane? Era aspirante maggiordomo. Dove? Alla curia del capoluogo. Ah, già. Era stato assegnato alla cura di uno dei monsignori segretari. A Gildo fu assegnata una cameretta in mansarda allineata a quella degli altri domestici. Si vedevano i tetti. Spesso tre o quattro piccioni stavano lì fermi sul filo della gronda. Alle mansarde saliva un silenzio frusciante. Qualche raro effluvio di incenso dalla cappella
e al vespero mormorii di rosario. La stanzetta di Gildo era piccola, conteneva un lettuccio, un comodino inginocchiatoio, un armadietto, alla parete un crocifisso. E la follia? Com'è che si sono accorti che era pazzo? Suo superiore era il direttore di casa della curia, un maggiordomo sulla cinquantina, laico, un tipo silenzioso. Alle 5 sveglia, riordino della camera e della propria persona, e quindi dopo mezz'ora presentarsi al proprio monsignore. Appena lasciate le stanze, ispezione del maggiordomo. Fu in quell'occasione, un'ispezione, diciamo un mese dopo l'assunzione di Gildo, che il maggiordomo capo, entrando, avvertì uno schifosissimo odore. Mi scusi, monsignore, non accadrà più. Ma l'ispezione del giorno seguente lasciò inorridito il maggiordomo. Situazione aggravata, aria irrespirabile. Ci ho provato, monsignore, ma proprio non posso separarmene. Davanti allo sbalordito maestro di casa, il colpevole si trova impietrito, un muro senza appigli, al quale non aderivano né buon senso né logica. E Gildo conservava nei cassetti gli umori bassi della sua umanità. Il monsignore fu costretto a licenziarlo, e da quel giorno Gildo cominciò a parlare direttamente con Dio. Ma lasciala Gildo, lasciala, fa ne per Gildo. Gildo ora abitava in quel che restava di un vecchio cascinale, una catapecchia che lui stesso aveva dipinto d'azzurro. Nella parte bassa c'era una stalla, dalle pareti maleodoranti di stabile. Con una scala a pioli si accedeva a un fienile, anch'esso dipinto d'azzurro, dove Gildo dormiva in un angolo. Gildo, ancora in piedi davanti a noi, s'accinse ad accomiatarsi dal padre. Riverisco, davanti a questo rappresentante di Dio sulla terra, io prego congiuntamente, spero, alla grande corte di santi gaudenti che sono lassù vicino alla luce immane e potente, a ciò che la Vergine Santa possa raccogliere tutti i nostri pesi, le nostre miserie, i nostri peccati e porgerli alla grande luce, a ciò che tutti si purifichino, tanto da poter ottenere quella gioia sublime, tutta spirituale e tutta grande e tutta enorme e tutta spirituale e tutta sconfinata e tutta infinita, perdutamente infinita, che sembra quasi confondersi con l'etere che manda i messaggi. Volete perdonare, signori, se chiedo qualcosa per questo povero servo? Arrivati in città, Don Emanuele dovette passare dalla curia dove era stato convocato. Io proseguii per incontrare Ordelia. Giunsi in via dei Mercati, dove si raccolgono gli introcchi secondo la tradizione, i produttori di granaglie, i formaggiai e gli allevatori di bestiame. Ordelia era in uno di questi capannelli, nell'angolo dei venditori di pellami. Fu lei stessa a scorgermi e mi fece un cenno che l'aspettassi, voleva parlare. Era intorno ai 40, un poco appesantita, portava nell'espressione del viso il ricordo di una vita sfrontata, ma sincera. Vestiva un abito vistoso a grossi fiori, con un'ampia scollatura. Parlava a voce da alta e con sicurezza, parlava di denaro, di merce, gesticolando con le mani. Stava in piedi appoggiandosi ad un'anca, lasciando l'altra gamba un poco più avanti, a riposo. Punteggiava il discorso con allegre risate, il che rendeva ancora più generosa la sua scollatura. I capelli erano lunghi e sciolti sulle spalle. Era un ragazzo strano, ma non cattivo. Ah, bene. Sì, di quelle cose, forse per via dell'età, sembrava avesse un po' la mania.
faceva certe domande maliziose, io ridevo e gli dicevo: non fare il curioso, che crescerai e saprai tutto. E lui mi toccava il sedere e io giù pacche sulle mani, e si rideva. E aveva 15 anni quando la Nina mi chiese se volevo andargli assieme. Erano tempi difficili, ricorda? E lei pagava bene, e poi ero già in confidenza con Abele, e mi sembrava una bella cosa essere per lui la prima. Camminavamo lentamente per le stradette del centro. Il sole alto nel cielo tracciava linee d'ombra che suggerivano il percorso più rilassante. Poca gente in giro, una voce ogni tanto. L'incontro avvenne proprio nella casa della Lina, al piano di sopra, nella camera degli ospiti. Oh, ero ben preparata, e anche la camera era ben preparata, molto in ordine, pulita, spaziosa, con un gran letto comodo da una piazza immensa. E mi stavo guardando nello specchio della camera quando udì dei passetti sulle scale e un mormorio, la voce della Lina che diceva: vai, vai, coraggio, è la che ti aspetta. Adele entrò titubante. Mi fu un momento di imbarazzo, ma poi tutto è stato facile perché io gli tesi la mano e gli sorrisi. Poi, Adele, è stato un grande amore. E qualcuno potrei chiederle, ma eravate da soli durante i vostri corpi? La pestava sempre i piedi quando scendeva le scale, per far capire che poi lei si allontanava. Invece poi io lo sapevo che lei ne risaliva in silenzio, perché voleva ascoltare da dietro la porta quello che facevamo. Povera zittellona di una Lina, almeno si divertiva ad ascoltare. Però deve essere stato doloroso per lei, per la Lina, quando certamente dopo alcuni incontri udì la voce ansimante di Abele dirmi: io ti amo, Ordegna, io ti amo. Ci eravamo affezionati. Li avremmo potuto continuare ancora per lungo tempo. Non erano più i soldi della Lina ad interessarmi. E perché finì la storia con Abele? Fu la stessa Lina a presentarmi il signor Battista. Forse proprio per liberarsi di me. E io accettai. Forse lei mi giudicherà male. Dai, non sta a me giudicare. Per la prima volta nella mia vita potevo vivere in una casa comoda, con un lavandino e un gabinetto tutto per me. A casa dei miei dormivo ancora in uno stanzone, con 5 fratelli e i miei vecchi. E per gabinetto ho un casottino in mezzo alla corte, con un po' d'acqua e un cantino. Mi accorsi subito che il signor Battista era interessato a me e mi guardava come se mi avesse aspettato da lungo tempo. E dopo qualche giorno mi chiese se volevo fare la governante. Disse proprio così: la governante, non la serva a casa sua. Forse voi non mi crederete, ma io non sono mai stata sua in quel senso. Non perché non lo volessi, gli volevo bene, ma cosa volete? Era troppo vecchio. Qualche volta mi piaceva guardarmi girare per nuda per casa, e così non mi faceva vestire. Del resto non aveva nient'altro, neanche i suoi soldi poteva godersi. L'ho assistito fino in fondo con una moglie. E così, quando se n'è andato, non era solo. Quasi piangeva. Si capiva che per lei quel periodo di qualche anno rappresentava una sorta di riscatto. Era la prova per sé che per un sentimento così forte d'affetto poteva anche rinunciare a fare l'amore.
E Abele? Abele era giovane. Gli dissi che oramai l'avevo fatto uomo e che potevo lasciarlo. E che di donne? Oh, ne avrebbe trovate quante ne voleva. Non gli dissi però del signor Battista. E questo fu il mio errore. Abele in qualche modo venne a saperlo e non volle più vedermi. Ero certa che fosse stata la Lina a mettere in giro quella voce. Così andai da lei accusandola. La Lina non lo ammise né lo negò, disse soltanto: del resto, cara, non potevi certo immaginare che rimanesse per sempre con una come te. Con una come me, capisce? L'avrei picchiata. Arrivammo così parlando alla clinica psichiatrica, dove ci incontrammo con Don Emanuele. Il dottor Trini ci stava aspettando. Nella tasca del camice una chiave comune a tutte le porte. Ad ogni porta il ripetersi di una piccola cerimonia. Il dottore ci lasciava passare, poi accompagnava la porta, si chiudeva con uno stacco. Ad ogni porta un piccolo pannello di vetro. E dietro ad ogni vetro occhi in sconcertante attesa. I più non sono pericolosi, sono rinchiusi per evitare che escano, si perdano, si facciano le mani. La madre di Abele era allettata in una stanzetta disadorna, ma luminosa. Nella grata della finestra poteva aprirsi soltanto uno sportellino piccolissimo. Era assopita e il suo aspetto era calmo e sereno. L'unica tra i presenti ad avere un moto affettivo fu Ordegna, che si chinò a baciarla, mormorandole qualcosa di consolatorio. In questo momento riposa perché è ancora energica l'azione dei sedativi somministrati qualche ora fa. Nel complesso presenta il totale blocco delle attività di base, quale il riconoscimento delle persone e l'organizzazione di atti e parole. Riconosce, a me sembra, gli oggetti, ma è ancora troppo presto per saperne di più. Eravamo in piedi intorno al letto. La stanzetta si era fatta più buia. Si mormorava di lei, che giaceva incosciente. Ogni silenzio era penoso, perché si percepiva soltanto il respiro dell'ammalata, il frusciare di un movimento nel sonno. Ci si sentiva quasi in colpa ad essere sani, vestiti e calzati. La madre è stata avvertita della disgrazia mentre era intenta accendere in casa. La notizia è stata portata da due ragazzi, amici di Abele. Anche la signora Lini, saputa la disgrazia, è subito corsa dalla madre. Ed è stato questo incontro, dicono, a determinare il collasso e lo stato confusionale. È stata Margherita, la figlia, a organizzare per il trasporto alla clinica. Ma com'è possibile che alla sola vista della signora Lina... Ho già assistito a casi analoghi in cui la crisi si è manifestata quando al sofferente si è presentato un volto conosciuto. In una folla di gnocchi il dolente non può abbandonarsi completamente. Un volto noto, invece, rappresenta una possibilità di riposo in cui le difese della psiche si abbassano. Non molte parole restavano da dire. Don Emanuele, dopo aver benedetto la sofferente, si avviò verso l'uscita e gli altri dietro a lui. Tornare a Borgo Serio, seguendo la via della Crocca, comporta un doppio attraversamento del fiume. Il primo è il traghetto,
e il secondo sul ponte presso il quale aveva perso la vita il povero Abele. Ci fermammo al traghetto. Il barcaiolo Caronte era sull'altra riva e il suo aiutante, un ragazzetto, batté forte su una campana di ottone per avvisare della nostra presenza. Quel suono rievocò alla mia mente la campana che scandiva lo scorrere delle ore a scuola. Forse era la prepotenza del sole, forse lo scorrere del fiume, l'attesa di Caronte che stava arrivando dall'altra riva, forse il ricordo della scuola e delle letture che il professore Andreotti ci faceva dell'inferno di Dante, ma avevo la strana sensazione che noi tre, Ordelia, Don Emanuele ed io, fossimo come tre colpevoli in attesa di giudizio. Un rudimentale puntile, un manovrare cauto sulle tavole sconnesse in attesa che la corrente ci portasse di là. Fu Ordelia a rompere il silenzio. Si sa niente dell'annegato? Di chi? Di Abele Allè. Ah, guarda che se la faceva con la vecchialina! Ah, niente ancora! Pace all'anima sua. Pace all'anima sua, concluse il dono. Per il rimanente tempo della traversata regnò il silenzio. Il sole era quasi a picco e la chiatta scivolava sul fiume. Arrivati dall'altra parte, riprendemmo il cammino verso il ponte. Una lunga strada diritta alberata di platani. Una curva e poi il ponte grigio di ferro. Usciti dal ponte, un'improvvisa lieve sordità. Un'illusione di singolare silenzio. L'osteria degli uomini del fiume trovarono Caetela di ritorno dalle ricerche. Un tavolo sotto un platano, vino bianco, polenta e pesce fritto. Ancora niente, ancora non si trova. Ancora niente, disse Caetela, al quale avevamo chiesto notizie. Se ne stava in piedi, mentre noi, curvi sui piatti, sgranocchiavamo il fritto. La ragazza dell'osteria portò altro vino e lo versò nei bicchieri panciuti. Ancora una volta il senso di colpa ci colse. Poco distante, probabilmente, quel poveraccio rotolava sul fondo del fiume. Il caldo, il vino, il cibo, la presenza della morte provocavano un'ondata di sensualità alla quale non era facile sottrarsi. Ordelia tentava in tutti i modi di piacere a Caetela, con risatine eccitate, con movimenti, con occhiate, ma Caetela si opponeva serenamente a quell'offerta. Don Emanuele invidiava la calma e la serenità di Caetela, e mentre lui, il prete, si sentiva insidiato da ogni parte, dal cibo, dal vino e dalla donna. Sempre più sentivo affetto per Don Emanuele. Sopraggiunse alla palazzina Margherita. Ancora giovane, trentenne, castana, magra, vestita con estrema sobrietà e una sconcertante sicurezza di portamento. Andò incontro a Caetela per salutarlo con un abbraccio. Era evidente l'affetto veramente filiale che ricambiato gli portava. Margherita ci disse della sua intenzione di andare al fiume, dove le squadre ancora cercavano. Caetela sarebbe andato con lei. Don Emanuele dichiarò che si sarebbe associato al piccolo gruppo di ricerca. Io e Ordelia tornammo invece a Borgoserio, poi accompagnai Ordelia a casa sua. Una villetta decorata con fiori di cemento e un intonaco ingiallito dalle piazze dell'inverno. Domani andrò a trovare i coniugi Gemini, i genitori adottivi di Abele. Io invece pensavo di unirmi a Margherita e Caetela per le ricerche del corpo.
Ci lasciamo così con dei sorrisi stanchi mentre il sole calava all'orizzonte. Prendono il passo insicuro e scricchiolante, percorsi da veloci cani razza Terranova. In salotto le fotografie appese ai gruppi, un odore di canfora diffuso che donava al salotto un dolce tono di vecchiaia autentica. Come se i germini fossero stati anziani da sempre e le fotografie fossero il ricordo di un sogno. La mia era una visita improvvisa, ma altri ebbero la mia stessa idea. Infatti, oltre ai coniugi Giammini, li trovai il sindaco e la figlia dei Grossi, fidanzata del povero Abele. Risultò che Gildo era andato al fiume, sicuro del ritrovamento del corpo. A volte, se nessuno ama ammetterlo, i pazzi hanno poteri particolari. Il sindaco batteva ritmicamente il piede mormorando, per carità, per carità. A rompere la scena entrò con irruenza la signora Lì. Voi non lo volevate che io venissi qui. La sua bocca non del tutto chiusa sembrava suggerire uno stato di non totale sobrietà. Quando il mio unico desiderio era partecipare al dolore dei signori Germini che hanno fatto da genitori ad Abele, io so bene quanto soffrono, che io stessa ho amato moltissimo e forse più di tutti. Povero piccolo Abele. La prego, signora, si calmi, questo è il momento di ricordare. Ma che bestialità! Questo è il momento di dirci tutto, di dire la verità su Abele, di chiedergli scusa. Signora, la prego, non ora, non si accorge che non a tutti è gradito. Allora lei non sa o non vuole capire. Come si fa a non capire che certe punizioni, certe durezze sono stupidaggini? Meglio, molto meglio concedergli le sue confidenze, talvolta morbose, talvolta volgari, ma sempre sincere. Io non ho falsi pudori. Io ho solo sbagliato ad affidarlo a mani infide che poi l'hanno tradito. Cosa ne sapete voi di chi viene come Abele dalla campagna? Credevate fosse così facile farne quello che voi dite un signore? Non capite che lui vi odiava, perché eravate per lui un sogno che lui lo sapeva. Non si sarebbe mai avverato. L'avete insegnato ad apprezzare la bella vita, i privilegi, lo stile, il portamento, tutte cose che non appartenevano alla sua natura di figlio della povertà. Avreste dovuto lasciarlo in pace. A volte meglio la dura realtà della speranza. Se di figli non ne avete fatto, peggio per voi. Avreste dovuto usarlo così. Lui era felice a modo suo e non a modo vostro. Vi prego, portatela via! Alla porta della stanza si presentarono Gildo, Don Emanuele, Ordelia e Caitela, di ritorno dalle ricerche. Fidanzati dal povero Abele, vide arrivare tutte quelle facce, affrante dal dolore. Si sentì mancare. Gildo era l'unico degli ultimi arrivati a sembrare singolarmente disteso. Lo hanno trovato. Cosa? Il corpo. Dove? Il fiume l'ha portato molto distante. Posti lo sapevate, non se li sapeva tenere più di qualche mese. Credevo fosse per l'ambizione,
trovare un posto migliore. All'inizio consideravo piccoli difetti, i grizzi, perdonavo. Col tempo potete accorgermi che qualcosa in lui non andava. Fumava molto, smodatamente. Parlava poco. Voleva un figlio, ma io non me la sentivo. Non ero più sicura del mio desiderio di volerlo sposare. Decisi di lasciarlo. Lui si era radicata, ossessiva, l'immagine di Margherita, la sorella forte, padrona di sé. E lui invece mi diceva, io invece cosa sono? Io non ho combinato nulla nella mia vita. Oh, io cercavo di convincerla a non vedere tutto nero, ma io ero stanca. Il nostro rapporto ormai era finito da tempo. Anche se a bene sembrava non volerlo ammettere. Come padre dei miei figli, mi faceva paura. Mi faceva paura pensare ad una vecchiaia piena di rimpianti. Kaitela, il sindaco, i Germini, la signorolina ascoltavano in silenzio. Gildo era immobile, in piedi, attento. Volevo che parlasse con voi, don Emanuele, ma lui non si decideva. Così decisi di portarlo in chiesa, a sentire una vostra omelia. Ogni vostra parola sentivo come una stilettata. Certe prediche, scusatemi, ma molti fanno più male che bene. Fuori la chiesa, tappa. Accese una sigaretta, aveva le mani sporche, gli occhi in disordine. Non disse nemmeno una parola. Poi a casa mi disse, non ho voglia di stare al chiuso. Non ho voglia di stare al chiuso. Non ho voglia di stare al chiuso. Due passi. Mi è più tornato. Io dovevo capirlo, dovevo sapere. Me lo ricordo bene quel giorno. Non è il momento, Gildo. Sembrava che avesse tutto chiaro. Ma che cosa? Che fai? Ti metti ad arretto anche a lui adesso? Già, signora, che fa? Si mette ad arretto al matto del paese. Ero l'unico che poteva capirlo. Perché sono matto. Io non capisco, cosa dice? Fate uscire, per favore. Non vedete lo scompiglio che porta tra noi? Lo lasci dire invece, la prego. Che volete che dica? È l'acqua era nera, il cielo era blu. Prima non c'era, ora non più. Ma io non capisco. Gildo era con Abele quel giorno sul ponte. Quale giorno? Il giorno in cui Abele si è ucciso. È vero, Gildo? Certo. L'avete visto mentre si buttava? Con questi stessi occhi che sono i miei. Ma voi eravate lì vicino o lontano? Eravamo vicini come lo siamo noi due ora, signora. E perché non avete bloccato allora? Ma siete stato voi ad uccidere il mio bene. Ucciso? Io? Ah, le creature di nostro signore non vanno toccate. Piuttosto... voi... Noi cosa? Noi cosa, Gildo? Voi lo avete ucciso. Levatemelo di torno, altrimenti... Io non le parole di un pazzo. Un pazzo? Tutto d'un pezzo per il gran puzzo gettato nel pozzo. La paura della pazzia è più atroce della pazzia stessa. Dico bene? Abele Dio, ci piaceva stare seduti con l'acqua del fiume che scorreva sotto di noi. Ci portava via l'angoscia. Ma quel giorno Abele stava peggio del solito. Io avevo capito il suo dramma perché c'ero già passato. Ognuno di noi collaborato a portarlo su quel ponte, quel giorno, a quell'ora. Ognuno di voi ha fatto qualcosa perché io fossi lì con lui in quel momento. Ma cosa stai dicendo? Parla, voi lo ammazzo! Io lo ammazzo! Si calmi!
non ho fatto proprio niente. Mi è sembrato strano vederlo in piedi sul ciglio. Per una volta nella sua vita aveva fatto una scelta. Non mi è sembrato strano quando ha fatto due passi nel vuoto. Lui si sarebbe sempre sentito fuori posto, sbagliato. A voi andava bene così? Certo, è sempre utile avere qualcuno da criticare. Lo vedi quello strambo? Lo vedi? È andato giù senza gridare. La superficie dell'acqua, cadendo da quell'altezza, deve essere stata dura come un muro di mattoni. Era calmo, mentre scivolava nella corrente a faccia in giù. Un corpo senza vita, assecondava senza resistenze il vuoto del fiume. Non ha sofferto e non soffrirà mai più. Lasciarlo andare è stata la cosa più buona che ho fatto in vita mia. Un giorno capirete. Manca l'anima tua per morire.
Ecco, volevo solo dire questo.
A me è venuto qua la tentazione di venire sul palco a fare il mio. Però io lo parto, è così, insomma, tanto perché io queste vicende è la cosa forse, come dire, vi stupirò, perché siete tutti certamente meno vecchi di me. Questo lavoro nasce dal mettere insieme vicende e personaggi che hanno in qualche modo intessuto la mia giovinezza, quindi 60 anni fa, 70 anni fa. E quindi per me c'è anche questo fatto, il fatto che vedere questa opera è rivivere un po' un mondo, no? Un mondo che appartiene a Castiglione in modo stretto, certamente. E certi personaggi sono inventati, ma molti sono esistiti con nomi diversi, con condizioni un pochino diverse, ma sono esistite realmente. Quindi per me questa rappresentazione rappresenta un rivivere una realtà del mondo, no? Offuscata perché dagli anni passati, alterato, la memoria si è un po' alterata, però c'è questa preziosità che mi ha fatto tentare di andare sul palco e fare io anche una parte inventata lì per lì, perché tanto ero uno di loro, insomma. Sarà il miglioramento. Questo sì, diciamo, è il mio complimento maggiore che posso fare. Grazie ad Andrea Grandi, che è da quelle parti. Prego Elder e Andrea Camposaragna, venite qui davanti a prendere un applauso, perché hanno fatto il lavoro. Thank you.